Vado di fretta, vado di fretta. Allora, prima di salutarvi voglio completare il discorso già fatto più volte stasera, perché tutto questo ben di Dio meritava sicuramente una vetrina importante. Vi ricordo dunque la rassegna ortofloricola camarinense di Santa Croce Camerina. Il sindaco in una battuta ce lo riconferma, c'è questo legame con l'Inghilterra e quindi questi prodotti che faranno un po' il giro del mondo. Sì, diciamo che è un momento di esposizione del nostro territorio. Ricordiamo che il nostro territorio ha 9,5 km di coste bellissime che in estate vengono popolate anche da tanti villeggianti della provincia di Catania, e quindi l'invito è a partecipare a questa rassegna ortofloricola con lo spettacolo, appunto, dove ci sarà anche lei, che ci onora ogni anno della sua presenza. Ci saranno Totti e Totino, dolce nera, ci saranno degustazioni, ci saranno mostre di pittura, momenti quindi importanti, gemellaggi con la scuola media che organizza una cena di San Giuseppe, e quindi sicuramente è un momento importante per il nostro territorio. Microfono all'assessore Giuseppe Plughino, assessore allo sviluppo economico. Tutte le volte che parliamo di prodotti tipici parliamo anche di un'economia che si muove attorno a questi prodotti stessi. Santa Croce vive soprattutto di questo, sì, che di turismo. Sicuramente Santa Croce è il volano portante della nostra economia, sono appunto questi meravigliosi prodotti ortofrutticoli. Infatti l'economia principale si fonda sull'agricoltura. Sabato potete ammirare e anche degustare queste meravigliose prelibatezze, dove, lo ricordiamo, il pane di San Giuseppe farà da padrone, da attore principale, insieme al formaggio ragusano DOP, insieme al ciliegino, insieme al nero d'avola, insomma assieme a tutto ciò che è tipico, assessore, del nostro territorio. Assolutamente. Quindi abbiamo voluto dare risalto a quelli che sono i nostri prodotti, non solo locali ma anche della provincia Eblea, che sono famosi in tutto il mondo. Assessore Piero Mandarà, dello spettacolo abbiamo già parlato, però poi in ogni sagra, in ogni rassegna, in ogni festa, in ogni momento di aggregazione, lo spettacolo serve per riempire la piazza che si chiama Piazza Vittorio Emanuele. Perfetto. Santa Croce, noi, non solo festa religiosa, non esatto, solo momenti religiosi, ma come ha detto lei anche spettacolo. Il venerdì sera abbiamo i Picciotti di Vasco, e sono un gruppo molto conosciuti nella provincia, quindi bene, sicuramente faranno felice i giovani. Poi avremo anche momenti tradizionali, momenti culturali, come ad esempio una mostra di pittura, una mostra di scultura, una mostra dell'artigianato a cura dell'associazione Le Zaga. E tutto questo è stato anche possibile grazie, diciamo, all'aiuto che ci ha dato la provincia regionale di Ragusa, che noi ringraziamo vivamente e che è sempre vicino a noi. Grazie, Santa Croce Camerina, sabato e domenica, grazie. Giorno 7, 8 e 9, Santa Croce Camerina vi ospita. Va bene, grazie. Allora salutiamo perché siamo sotto finale.